Il comune di Soverato avrebbe perso una grande occasione che, tradotto in cifre, significa oltre 3 milioni di euro di contributo dallo Stato. E questo l'argomento affrontato in un incontro con la stampa organizzato da Gabriele Maltese, già segretario comunale ed esperto di finanza locale. Si tratta di un fondo di solidarietà comunale che viene distribuito a fondo perduto agli enti che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre del 2015. Tra l'altro il Comune attraverso questa manovra avrebbe potuto anche usufruire di un taglio della massa passiva di circa il 50% da parte della Regione Calabria. La problematica era stata già sollevata da Francesco Ranieri sull'Università del Sud con un articolo dell'anno 2015 e dalla stessa Telemia sull'intervista che ha fatto al sindaco del Comune di Soverato. Nell'anno 2015 appunto, anzi prima, la 174 ha dato la possibilità ai comuni che hanno dichiarato dissesto di accedere ad un contributo dello Stato, quindi un contributo a fondo perduto. Ed è stato chiesto al sindaco del Comune di Soverato se sarebbe stato opportuno anche dichiarare il dissesto alla luce di questa norma che era stata emanata dallo Stato. Il sindaco ha risposto dicendo che non c'era assolutissimamente questa normativa e tutt'al più si trattava di prestiti o di mutui che dovevano essere restituiti poi dal Comune. Ho dimostrato in effetti che non solo c'è stata la 174, quindi l'articolo 3 bis della 174 dell'anno 2012, ma addirittura la legge numero 21 dell'anno 2016, la cosiddetta legge mille proroghe, i termini che erano stati stabiliti dalla 174 sono stati prorogati al 31 dicembre dell'anno 2015. Quindi se il Comune avesse dichiarato il dissesto, entro il 31 dicembre dell'anno 2015 avrebbe avuto la possibilità di accedere a questi contributi che riguardano l'anno 2015, 16 e 17. I comuni che hanno presentato istanza al Ministero dell'Interno hanno avuto già questi contributi per l'anno 2013 e 2014. Per esempio il comune di Cirò ha avuto di contributi dello Stato circa 3 milioni di euro. Non solo, ma con la dichiarazione di dissesto la massa passiva che si ha nei confronti della Regione Calabria potrebbe essere dimezzata anche del 50%. Quindi alla considerazione, alla luce di quelle che è la realtà dei fatti, no? Della massa passiva che esiste presso il Comune di Soverato, noi avremmo 8 milioni di euro che potrebbero essere ridotti al 50% come massa, come debito nei confronti della Regione Calabria, e i 3 milioni di euro che sono persi come contributo allo Stato. I termini è chiaro che sono scaduti perché doveva essere dichiarato dissesto entro il 31 dicembre dell'anno 2015. Non si sa se saranno riproposti, se ci sarà una nuova proroga, se ci sarà un'altra mille proroghe, quindi potrebbe anche essere prorogato questo termine del 31 dicembre. So solo questo, che per l'anno 2016 i comuni sono circa 66 che hanno presentato istanza e quindi i fondi sono 25 milioni all'anno che vengono direttamente accreditati all'OSL dalla tesoreria provinciale dello Stato, quindi non passano direttamente al Comune ma all'organo straordinario di liquidazione. Nella maggioranza, nella minoranza, era conoscenza di questa normativa che avrebbe dato un po' di ossigeno alle asfittiche casse del Comune, dice Maltese. Potrebbe essere un'occasione per avviare un dibattito, ma veramente serio. Io ho detto che ho seguito la situazione, lo svilupparsi della situazione finanziaria, lo sviluppo della situazione finanziaria nel tempo del Comune di Soverato e di Chiaravalle. Mentre a Chiaravalle c'è stato un approccio diverso, perché c'era una strategia ben precisa. È stata organizzata una conferenza con anche la presenza di alcuni dirigenti del Ministero dell'Interno, quindi poi hanno dichiarato dissesto, mi sembra, il 30 di dicembre dell'anno 2014. A Soverato ho notato praticamente l'assenza di un dibattito politico serio. E quello che mi meraviglia è che né la maggioranza né la minoranza, almeno da quello che so io,
erano a conoscenza di questa normativa che avrebbe favorito senz'altro le casse, avrebbe dato respiro alle casse del Comune di Soverato e anche ai contribuenti, logicamente. Maltese interviene anche sulle responsabilità a carico di chi ha portato il Comune in una situazione di default. Io so solo questo, che il decreto legislativo 149, articolo 16, che nel momento in cui c'è una condanna di primo grado per colpa grave o dolo, ci sono delle sanzioni di natura amministrativa e anche delle sanzioni di natura politica. Cioè, quelle politiche sarebbe la non candidabilità più a sindaco, a consigliere comunale e altro. Amministrativa, il danno all'erario e anche le sanzioni che sono previste, mi sembra da 4 a 10 o 15, se non ricordo, l'indennità percepita in qualità di assessore anche di sindaco. Ma è una cosa che deve stabilire la Corte dei Conti, valutati tutta la documentazione che viene presentata poi dall'organo straordinario di liquidazione. Diceva dunque che questo incontro potrebbe essere un'occasione per sviluppare un dibattito. Le forze politiche innanzitutto, le forze politiche secondo me, perché non è stato mai avviato un dibattito in questo senso. C'è una carenza e a Soverato ci sono delle persone che sono esperti in materia. Io ne conosco moltissimi, che potrebbero dare un contributo serio per risolvere i problemi finanziari del Comune di Soverato.